cari amici, voi amanti della cucina, voi amanti del tortellino, voi amanti dello spaghetto alla chitarra, delle tagliatelle, ma oggi soprattutto del raviolo. Da Fabio, Francesca e Fini, come sempre pronti con una nuova ricetta per voi. Allora, potete guardarci su Facebook oppure su YouTube. Basta digitare Fini Modena, ragazzi, oppure Casa F, ci trovate. L'importante è condividere le nostre ricette oppure andare sulla pagina Facebook Fini Modena e suggerirci, perché no, le vostre ricette, così ci mettono anche alla prova. Ricordiamo che questa è la seconda stagione, se volete vedere anche le ricette precedenti, quelli della prima stagione, basta cliccare Casa F prima stagione. Domanda, oggi non ci doveva essere un ospite? Sì. Dai, che devi andare a fare la ricetta di Casa F! Dai! Questa ricetta è dedicata ad Halloween. È un po' presto per la festività di Halloween, però noi giochiamo in anticipo. Perché siamo avanti. Esatto. Gli ingredienti di questa ricetta sono una confezione di ravioli in sfoglia rustica con zucca Fini, la selezione. Una confezione di pancetta tagliata da Dini. 100 g di scamorza, anch'essa tagliata da Dini, 150 g di pomodorini circa, un po' di pecorino, 100 g, olio, aglio, sale, quanto basta e la salsa. Allora, ho messo un bel po' di olio nella padella e ho fatto rosolare l'olio, poi l'ho tolto via, adesso aggiungo la pancetta. Mi raccomando ragazzi, fiamma bassa, se no succede tutta la cucina, eh. Ci aggiungiamo i dadini di pomodoro fresco, proprio per dare quel sapore di fresco. Beh, facciamo un po' di saluti a tutti quelli che ogni settimana ci commentano, ci scrivono, ragazzi fate questo, ragazzi grandissimi e quant'altro. Vai di saluto. Allora, salutiamo Maria Grazia, Lanzo, che commenta anche i nostri video di Milano. Poi Valentina e Andrea, sempre di Milano, che sono stati con me la scorsa stagione. Ragazzi, mi raccomando, tornate anche in questa. Poi saluto anche il mio amico e mio fratellone Stefan B da Napoli, anche lui ci segue spesso, ride e scherza sui nostri video. Voi non dovete far altro che commentarci, ragazzi, e poi noi vi saluteremo durante i live di Casa F. E direttamente da Cagliari si fa. Aio! Senti, visto che la ricetta è tipicamente mantovana, quella dei tortelli di zucca, poi noi ci facciamo la nostra aggiuntina personale, io devo fare anche un po' di saluti alla famiglia. Saluto anche mio zio Alessandro, mia zia Anna, saluto anche il piccolo Gabriel, non so se mangia i tortelli con la zucca, saluto anche mio zio Alberto, insomma, la famiglia che risiede in Mantova City. Sai brutto cos'è tante volte? Che la ricetta sembra davvero buona, anche perché l'odorino, ragazzi, è fantastico, voi purtroppo non potete assaporarlo, comunque annusarlo, ma avete la possibilità di rifare questa ricetta, perché trovate i nostri video su YouTube, su Facebook, alla pagina Fini Modena, insomma, imitateci, magari ci riuscite. Ora, dopo aver fatto rosolare la pancetta e i pomodorini, ci aggiungiamo un po' di pecorino. Ragazzi, dopo aver fatto andare la nostra salsa, spegniamo il fuoco e aggiungiamo i nostri ravioli all'acqua che bolle, soli 4-5 minuti. Le fate o non le fate queste ricette? Sono facili, veloci oppure no? Sì, facile e veloce. Secondo me queste ricette non sono mica facili. Ambrosio, fammi una ricetta con la matriciana fatta giusta. Tu sei l'unica che sa cercare il raviolo mettendolo su un cucchiaino, che classe! Perché non la forchetta! Procede la preparazione del piatto. E voilà! Ravioli Halloween. E se volete potete aggiungere anche una spolverata di pecorino. Col pecorino. Abbiamo terminato anche per questa video ricetta, la quarta della seconda stagione di Casa F. Ragazzi, noi ritorniamo la prossima settimana. Voi sulla bacheca Fini Modena suggeriteci le vostre ricette oppure lasciate il vostro saluto, perché noi vi salutiamo. Mani e state cheat. Alla prossima, ciao! Procedere alla preparazione ancora. Cara testa di zucca, che ricetta c'è oggi? Mamma mia, sei proprio un pur self. Un animale, un uomo di esserlo. Nooo.